di seguire un programma. Intanto c'è una partenza, eccoli qua, partenza. Guarda un po', mi raccomando. Michele. Vai di Selì, vai di Selì! Verso però attenzione perché siamo con corrente all'esterno. Mognol, con la Suzuki gialla si è inserito. Mognol lo rivediamo volentieri perché sappiamo che è un gran pilota veloce. Ci vediamo se in questa terza manche riesce a fare la sola, la bella figura davanti a tutti. Attenzione, primo passaggio. Intanto ricordo i piloti che aspettiamo sono Iesmusa, Fontana, però. Gallo, Modolo, Gizzi, Pini, Serra, Ruzzante, Barbieri. Velocemente un minuto alla partenza, o meglio un minuto all'ingresso in pista. Tempo, tutti gli altri sopra il minuto, secondo Emanuele Costeri, Nicolas Giacomocci, dovremmo avere anche Lorenzo Mognol è secondo, quindi lo inseriamo in questo ordine di piloti che stiamo ricordando. Davanti comunque c'è Berto Mognol, andiamo al prossimo passaggio, come siamo messi, comunque è qualche piccolo problemino di trazione proprio di Mognol, mentre tutto di traverso Michele Berto, protagonista dell'incidente all'inizio della nostra giornata agonistica. Berto Mognol, Giacomotti, Consoli, Alto e Sciocco, Vigicin, Bandini al secondo passaggio. Viene duro Michele Berto, che vuole ovviamente far vedere di quale pasta è fatto, a circa 40 metri di vantaggio nei confronti di Mognol, che tiene testa agli inseguitori Giacomotti, Consoli, Alto Aero, vedete con la vettura arancione questo gruppetto dei primi, poi in mezzo a loro Scirocco e chiudono Visentin e Bandini. Lotta per la seconda posizione tra Giacomotti e Mognol. Giacomotti e Mognol sono insieme e passa anche Alto E, quindi Alto E diventa quarto. Consoli dietro, andiamo al prossimo passaggio. Tanto sentiamo il rombo delle vetture che stanno entrando in pista. Bravi ragazzi, adesso vogliamo vedere già pronti quelli della quinta divisione. Non è che alla fine della giornata state bene, persa Mognol, persa il sciopato, Mognol che ha sciopato la gomma che si è rimessa, Mognol è uscito vicino proprio direttamente il copertone, ma lo sta continuando, è uscito il copertone, ma evidentemente lui non bada a queste cose, sta tenendo benissimo, diciamo miracolosamente rientrato il copertone, l'abbiamo visto in maniera molto distinta. Intanto è pronta la bandiera a scacchi, è rinvenuto anche al Coe che adesso è terzo in questo momento, quindi bandiera a scacchi per Michele Berto che si aggiudica questa terza mancia, secondo Nicolas Giacomotti, terzo Matteo Alte, attendiamo Emanuele Consoli. Mognola ancora in difficoltà, in effetti la gomma è del sciappata.